Ciao ragazzi, a voi vi è mai capitato di non poter respirare, avere quella sensazione di oppressione, ma sapere che di fisico non c'è nulla? Perché a me è capitato. È capita di realtà da ieri ho avuto, mi sa, questa cosa. Cioè, dall'altro ieri in realtà. Però poi alla fine, per fortuna, era solo ansia. In realtà non era ansia, perché c'è una grossa differenza tra essere ansiosi e avere un attacco di panico. Quello che ho avuto io è stato un vero e proprio attacco di panico. In 28 anni ci credete che è la prima volta? Sì, ragazzi, è la prima volta che ho un attacco di panico. Grande. E quindi non conoscendo i sintomi, non conoscendo com'è, come non è, mi sono spaventata perché avevo la sensazione di non respirare bene. E adesso condivido sul canale la mia esperienza, però prima dovete chiaramente iscrivervi al canale e accendere le notifiche, così se c'è un nuovo video non ve lo perdete. E adesso vi racconto tutto. Allora, praticamente era il 10 giugno, se non ricordo male. Mi metto a letto tranquillamente quando a un certo punto c'ho tipo l'affanno. Chiaramente mi sono spaventata, ho detto, ma che sta succedendo? Oddio, respiro bene. Ho detto, che sta succedendo? E vado a svegliare la mia mamma. La sveglio, lei mi tranquillizza dicendo, guarda, quello che c'hai tu non è un problema fisico, lo so perché io ti vedo, so che stai, ti vedo respirare proprio bene, so che stai respirando bene. Ma io non me lo sento, cioè io sentivo come se il buco, diciamo così, che porta, diciamo, l'aria ai polmoni si fosse ristretto. Cioè io sentivo l'aria che mi veniva, perché altrimenti cioè, non starei qua a dirvelo, ma stavo già, ci siamo capiti dove, però non la sentivo tutta. Ma in minima parte, e mi sono spaventata. L'ho detto a mia mamma, lei mi dice, ma tranquilla, tranquilla, tranquilla. Ci siamo praticamente messi in sala, per non svegliare nessuno, chiaramente, perché era tardi, era verso mezzanotte, quando a un certo punto faccio così, dico, oddio, il cuore mi sa che qua non sta battendo più. La mia mamma dice, sta tranquilla, il cuore batte, perché altrimenti saresti già morta. Però io vi giuro, ragazzi, non mi sentivo più battere il cuore. Lo so che è una cosa impossibile perché chiaramente il cuore, cioè, nei momenti in cui non batte più, non vivi più. Quindi è una cosa umanamente impossibile. Lo sapevo che era impossibile, però non me lo sentivo battere. Era proprio questo il punto. Ho detto, oddio. La mia mamma mi fa, guarda, sta tranquilla. Secondo me è ansia, solo attacco di panico. È un attacco di panico, ma io avevo paura. Dopo verso l'una e mezza circa, mi convince, andiamo a letto. Lei mi dice, guarda, vieni a mettere a lettone con me, così almeno stai più tranquilla. Però lei sapeva che non stavo male veramente. Mi sta a letto. Dopo un po' salto di scatto proprio, cioè di scatto. E faccio il dito, si muove da solo, cioè perché praticamente questo dito faceva questo movimento, però senza che lo controllassi io. La mia mamma dice: sta tranquilla, anche quello è un sintomo di un attacco di panico. Tu non hai niente di fisico, è solo una questione psicologica. Va bene. Mi metto a dormire finalmente, però con l'ansia, cioè io avevo l'ansia proprio, l'ansia che il giorno dopo non mi sarei più svegliata. Lo so, sembra brutto a dirlo, però è una cosa orribile, veramente orribile. Mi sono svegliata, stavo meglio, però avevo sempre questo senso di oppressione, di oppressione. Siamo usciti per fare un po' di spesa, chiaramente ci vado pure io. Dopo un po' comincio chiaramente a stare male in strada, cioè mentre stavamo tornando. Pochettino l'ha fatto pure la mascherina perché cavolo, già una persona non respira, no, al di là che sia una questione fisica o psicologica, però deve la mascherina di questi tempi per una
tipo come se fossi io, veramente è un inferno, però tocca portarla, quindi la porto. E allora, io ho notato che quando, siccome stavo dietro in macchina, come mi veniva l'aria, perché in macchina comunque la levo la mascherina, perché tanto, cioè siamo solo noi, in parole povere, non è che ci stanno estranei. Praticamente stavo bene, cioè non avevo più senso di oppressione, niente. Però poi mi ricominciava quando non c'era abbastanza vento, diciamo così. Addirittura, per chi non lo sapesse, noi abitiamo in un palazzo che non ha l'ascensore, siamo al sesto piano. Quindi con le buste della spesa io ho fatto più volte sopra e sotto, perché avevamo un sacco di roba. Giustamente per chi ha problemi respiratori dovuti a una questione fisica non sarebbe stato in grado di farlo, io però sì. E questo dimostrava che era soltanto una sensazione. Però io comunque mi sono messa in ansia. Tanto è vero che quando è stato, era ieri, mi sembra, sì, ieri, praticamente ho detto, sono andata in crisi, ho cominciato a piangere, letteralmente a piangere. Perché dicevo che ero troppo giovane per morire, mi sentivo mancare l'aria, avevo paura di morire, che non sarei arrivata il giorno dopo, praticamente è una crisi, proprio d'ansia, cioè, siamo aperti. E fatto sta che la mia mamma ha chiamato il medico, ha detto, questa è ansia. Come sempre. Ovviamente uno me lo stava a dire da 2 giorni, però ste ansie, dagli questa medicina e un ansiolitico, vedi che passa. Ho preso, sono stata meglio. Ma adesso non è che respiro proprio bene bene, però so che è una questione psicologica e sono più tranquilla. Chiaramente per chi non c'è mai passato non lo sa. Ma posso assicurare che avere un attacco di panico è veramente brutto, perché credi che devi morire, cioè ti manca proprio il respiro, cioè tu c'hai questa cosa, ma non è che te l'inventi, cioè non è che dici, oddio, mi manca l'aria, ma ti inventi, cioè veramente tu lo senti, senti tutto praticamente, cioè c'hai i sintomi, stai veramente male. Cosa è stato, diciamo, ad aver fatto avere questo attacco di panico? Secondo me, ma anche secondo la mia famiglia, praticamente che cosa è successo? Troppe morti, perché noi abbiamo vissuto, diciamo così, nel giro di poco tempo, abbiamo avuto un sacco di lutti. Diciamo così, perché sono morte delle persone di Torre Bruna e anche chiaramente, per chi mi segue nel canale, sa che mi è morto il cane 2 mesi fa. Magari molto probabilmente tutte queste morti ravvicinate, poi comunque persone che tu c'eri anche affezionata, tutto quello che è di colpo, così mi ha portato a me ad avere questo attacco di panico. In 28 anni, guarda, guardate ragazzi, vi giuro, non l'ho mai avuto, mai. Attacchi di ansia sì, ma attacco di panico no. E c'è una bella differenza che però non vi voglio dire a questo video, perché se lo dirò in questo video, praticamente il video perde di significato, quindi vorrei fare un altro video a parte in cui vi spiego la differenza tra ansia e attacco di panico, perché c'è gente che crede che è la stessa cosa, ma non è la stessa cosa. E quindi, ragazzi, per questo video è tutto, e nel prossimo video vi spiegherò la differenza. Ciao, ragazzi.